L'ospite di oggi ha un curriculum incredibile. Pensate che è l'attuale presidente del Consiglio italiano. Mi fa molto piacere questa intervista tra queste meravigliose vigne triestine. La ringrazio. Però è stato anche un astrofisica di fama internazionale. Ma lei non ha niente da dire, perché lei parla di sport, parla di fioretti, parla di tante cose, ma non c'ha cultura scientifica. O biscri, o via. Lei lo sa di che colore sono i corpi celesti? Secondo me celesti. Sono marrone, lo vedo, non sa nulla. E poi è stato anche papa. Vi benedico, carissimi amici. Visto che siamo qua intorno ai vigneti di Trieste, mi dicono che c'è ottimo vino. Certo. Perché non mi mandate qualche... Ma non è il solito cartone di rappresentanza. Mi mandate a Santa Marta dei bei cartoni corposi, così posso bere la salute di tutti gli amici di Trieste. Che il Signore vi benedica. Abbiamo con noi Andro Mercù. Mi dica tutto. Oggi Andro mi hai portato in un luogo del tuo cuore. Dove siamo? Beh, innanzitutto siamo a Trieste. Trieste vuol dire mare, Trieste vuol dire altipiano. E ci sono dei meravigliosi sentieri che collegano l'altipiano carsico al mare, i cosiddetti sentieri dei pescatori, che pensate ancora tanti, tanti anni fa, questi pescatori si facevano tutti questi percorsi, questi sentieri, anche abbastanza ripidi, con tanti chili sulle spalle. Quindi avevano una vita abbastanza pesantina, però questi sentieri sono meravigliosi. Guarda che roba, cioè, trovi un po' tutto, vigneti, uliveti, un sacco di piante, natura, uccellini che cinguettano, e via dicendo. Sentieri bellissimi da percorrere oggi, magari nello zaino, anziché tonni e quant'altro, mettiamo un buon panino e anche un buon bicchierino. E qui ti volevo, perché sai, siamo in mezzo ai vigneti qua a Trieste. Ben inteso, ci sono tre vini autoctoni: il Terrano, un vino rosso più aspro adatto al prosciutto crudo, alla carne, via dicendo, e poi c'è la Glera, dalla quale si produce il Prosecco, perché il Prosecco nasce a Prosecco, e poi c'è la Vitusca. Ma ricordiamoci che Friuli Venezia Giulia è terra di grandi vini, soprattutto bianchi, ma non solo, e stiamo parlando dei Colli Orientali e del Coglio, che sono due zone di grandissima eccellenza. E quindi, che dire agli amici che magari ci stanno seguendo, venite in Friuli Venezia Giulia, perché è bellissimo, e poi c'è dell'ottimo vino. A proposito, che ne dici? Andiamo in Svizzera? Io direi di sì. Dai, forza! Andiamo! E le promesse, cara Margherita, si mantengono. E quindi... Cin! Viva la Epobon! Auguri! Viva!